Buonasera, ben trovati intorno alle 9 il 3 dicembre, Palazzo delle Professioni in festa, a porte aperte alla città per conoscere questa importante realtà e noi andremo questa sera a parlarne con Filippo Ravone, presidente del Palazzo delle Professioni, nonché presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Prato. Buonasera. Buonasera. E con Lulgennet Tecle, presidente dell'Ordine degli Architetti che appunto ha sede lì nel Palazzo delle Professioni. Buonasera anche a lei. Buonasera. Ravone innanzitutto 3 dicembre, dicevamo porte aperte alla città, che cosa succede? Eh, succede che eh, ci sarà una giornata per eh, la nostra città, eh, aperta quindi a, a tutta la cittadinanza, eh, durante la quale eh, sarà possibile eh, visitare le sedi dei nostri ordini, perché, eh, nonché partecipare a tutta una serie di iniziative eh, anche cultu culturali che abbiamo organizzato per festeggiare questo evento. È un evento che nasce eh, per la volontà eh, a 12 anni dalla Costituzione del Palazzo delle Professioni di ehm, avere un momento anche un po' celebrativo, ma soprattutto eh, per portare a conoscenza di, di, di tutti i cittadini della nostra realtà. Non l'abbiamo potuto fare per il decennale perché eravamo in piena pandemia e, e quindi cogliamo eh, l'occasione adesso. Quindi una giornata che parte dalla mattina con i saluti istituzionali. Parte il pomeriggio alle 15 con eh, i saluti istituzionali, saranno presenti tutte le istituzioni cittadine che abbiamo invitato e che eh, hanno dato la loro adesione e ci fa molto piacere. Poi eh, ci saranno, partiranno no, appunto nel corso della giornata tutta una serie di iniziative eh, culturali e alla fine ci saranno i saluti degli otto presidenti degli ordini e collegi che hanno sede nel Palazzo delle Professioni e un brindisi eh, finale per tutti, i presenti, chiunque voglia eh, eh, è ben accetto. Fra l'altro, sarà una giornata comincia il periodo natalizio, ci saranno in centro negozi aperti, quindi chiunque m, passi dal Palazzo delle Professioni, Palazzo Vai. In via Pugliesi 26, e ci viene a fare visita, per noi sarà un piacere anche perché le nostre segreterie saranno aperte a tutti per ogni curiosità. Tecle, infatti, abbiamo sentito un evento anche culturale per conoscere <coughs> Palazzo Vai. Certamente, abbiamo la fortuna di avere un palazzo prestigioso in centro a Prato, dove noi siamo fortunatissimi ad avere la nostra, la nostra sede e quindi eh, c'è l'opportunità per i cittadini che semmai ci passano davanti e non sanno bene che cosa c'è dentro perché c'è scritto fuori tra l'altro Università Monash. Quindi ricordiamo che è anche la sede della Monash e la sede dell'Arte della Lana. Quindi è proprio insomma, noi eh, desideriamo che i cittadini pratesi possano venire nel palazzo e possano visitarlo con delle visite guidate. Infatti l'associazione Fare Arte che ha sempre sede al palazzo alle tre e mezza e alle cinque e mezza fa delle visite guidate con prenotazione sul, sul sito del palazzo e quindi si potrà scoprire le bellezze eh, de, di tutto il palazzo e ovviamente poi dopo sono graditi ospiti nelle nostre sedi di, di ognuno mh, di noi ordini e collegi. Le nostre segreterie insomma, sono aperte, ci saranno i consiglieri, i presidenti durante tutto il pomeriggio. E poi diciamo, ogni ordine è allestito in qualche modo o, o si spera insomma, che allestisca in qualche modo la propria sede. Noi architetti Sarà come... possibile parlare con i vari certo, professionisti? Certo, certo, noi architetti poi insomma, eh, ci piacciono ancora di più queste cose come è possibile immaginare, quindi ci stiamo mo mo mossi con il nostro gruppo per organizzare insomma, la nostra sede come stanno facendo gli altri ordini, per essere proprio accoglienti il più possibile, per raccontare la nostra professione a chi verrà a trovarci. Un'opportunità anche per attivare lo Speed. Sì, noi abbiamo organizzato questa giornata con due sponsor, eh, perché ovviamente questo ha comportato dei costi. Abbiamo scelto, cercato e scelto eh, due partner che condividessero un po' i, i, il progetto eh, del, del, del nostro palazzo, di, di questa giornata e eh, una è l'agenzia reale mutua eh, sandretti e l'altra è Tosnet eh, SRL che saranno entrambi presenti in loco con un loro desk eh, TOSNET che è una società che appunto eh, gestisce eh, anche l'emissione di ehm, eh, speed e, e e CNS darà la possibilità a chi avrà intenzione, avrà interesse di attivare il proprio speed o la propria carta dei servizi in loco. Ravone dicevamo 12 anni che esiste questa realtà del Palazzo delle Professioni in cui vivono insieme 8 tra ordini e collegi. Qual è l'importanza appunto di questa convivenza, quindi di una vera e propria rete? È elevatissima per noi, allora, è, è stata un'esperienza, un'idea lungimirante ehm, nata 12 anni fa, portata avanti nel corso degli anni gli otto ordini e collegi che vorrei eh, ricordare: eh, avvocati, architetti, commercialisti, consulenti del lavoro, eh, ingegneri, eh, geometri, periti e farmacisti. Eh, riuniscono eh, competenze professionali mh, assolutamente a 360 gradi perché abbiamo ordini eh, dell'area tecnica, abbiamo ordini dell'area eh, giuridica, abbiamo ordini dell'area economica e abbiamo ordini anche de dell'area medica eh, con i farmacisti. Eh, questo eh, in questi anni eh, si è, è stato costruito il palazzo ovviamente costruito, non edificato, ma diciamo allestito per le nostre esigenze, questo ci ha eh, costretto, fra virgolette, a compiere delle scelte comuni, ehm, ci ha insegnato a stare insieme, ma ha formato anche un'idea. Comune fra noi, eh, fra noi professionisti, che abbiamo, ognuno di noi ogni ordine ha le proprie peculiarità, ma abbiamo tanti elementi in comune e soprattutto tante cose che abbiamo acquisito, imparato un po' l'uno dagli altri, ed è stata un'esperienza bellissima. Che, che resta è una unica. realtà unica in Italia, appunto. Sì, resta, resta unica in Italia. È stata eh, sappiamo di un altro paio di città in cui è stata realizzata. Però in nessuna di queste con un eh, ventaglio di ordini eh, appartenenti a eh, categorie così eh, diverse di competenze. Quindi c'è anche un profitto, un vantaggio per l'utente che usufruisce appunto del, dei servizi dell'architetto, del consulente del lavoro, però ha accanto, nella stanza accanto magari il commercialista. Certamente, questo, questo serve soprattutto ai cittadini, avere la possibilità di avere a Prato i professionisti che si parlano, dialogano, si formano a palazzo insieme, quindi possono approfondire un singolo tema però sviluppandolo e sviscerandolo dai punti, da vari punti di vista. Quindi è un beneficio che va a tutti, proprio per questo noi ci apriamo a tutti nella giornata del sabato. Ritornando, se posso fare un passo indietro, mh, è importante, volevo ricordare che alle 16 c'è un concerto della Scuola Verdi 23. e quindi 16 e 30 mi, giustamente il commercialista mi, mi corregge e questo sì, è il nostro, orari infatti infatti il nostro rapporto è proprio questo il bello è questo ci completiamo le varie professioni si completano discutiamo molto e, e appunto eh, le nostre lacune vengono compensate, quelle degli uni e degli altri vengono compensate, quindi ricorda alle 16.30 il concerto della Scuola Verdi giovanile, quindi vedere i nostri ragazzi pretesi che, che cantano e ci allietano nel, questo primo sabato di dicembre, sicuramente insomma vi invitiamo a, ad assistere. Non solo numeri, quindi ricordia ricordiamolo, ma anche arte e cultura. Certo. Arriviamo alle dolenti note perché Tecle io eh, devo farla di, di dovere. Una domanda su quelle che sono le modifiche a eh, super bonus che eh, voi professionisti state vivendo insieme ai cittadini in prima persona in questo periodo e, eh, in particolare, come lo state vivendo perché c'è un'importante modifica. Spieghiamo quale. Sì, sicuramente dal 2023 praticamente il super bonus dal 110% va al 90%. La stiamo vivendo ovviamente non bene, non la stiamo vivendo bene più che altro perché questa normativa da, si sta evolvendo giorno per giorno, quindi noi scopriamo giorno per giorno quelli che saranno i cambiamenti. Eh, mh, purtroppo, come ho già avuto modo di dire in altre situazioni, eh, mh, non siamo ascoltati abbastanza come professionisti che poi devono lavorare sul tema, quindi sarebbe sempre importante sentire la nostra voce quando si va a cambiare eh, la normativa. Eh, questo non accade, è un problema che si va a ripercuotere nel nostro lavoro, ma ovviamente anche su, poi dopo la, la cittadinanza. Abbiamo Ci sentito anche di vari condomini che certo. a Prato sono rimasti fuori da... Dal cioè, 110 e dispiace perché forse non si è capito fino in fondo l'importanza, cioè che l'importanza. Sì, a rimettere in, in marcia uh, l'economia, l'edilizia, però efficientare eh, il patrimonio edilizio dal punto di vista eh, della sostenibilità, il patrimonio edilizio italiano che è abbastanza vetusto in, in gran parte, eh, soprattutto con le problematiche energetiche che andiamo a vivere eh, poteva essere veramente un'occasione un un importante che rischiamo un po' di andare a perdere. Speriamo che comunque l'economia andranno a cambiare proprio per il fatto che la normativa è molto fluida, si evolve continuamente che si, si riesca insomma a capire qual è quale sarebbe l'importanza di mantenerlo semmai non come eh, con una serie di normative transitorie ma renderlo in qualche maniera stabile ecco. Un'epoca di cambiamento anche dal punto di vista fiscale questa? Sì, eh... È attesa la manovra di bilancio che, che, che cambierà tante cose da quelle che sono le anticipazioni. Eh, mi volevo un po' legare a, a questo argomento eh, trattato da, da, dall'amica Presidente degli Architetti perché è un esempio. Ehm, che ci unisce proprio nella eh, complementarità delle competenze professionali, perché questo è un tema che riguarda ovviamente gli ordini tecnici ne nella parte realizzativa, poi ne nella, nella parte ehm, esecutiva per godere poi del beneficio eh, entriamo in, in gioco soprattutto noi eh, commercialisti. Eh, quando eh, lul diceva eh, dovrebbero eh, interpellare di più le professioni quando ci sono cambiamenti di questo tipo è un po' il messaggio che teniamo a dare anche nella nostra giornata del 3 dicembre non è che i professionisti chiedono di essere ascoltati co come lobby come casta perché chi chissà per quale motivo i professionisti non sono altro che normali cittadini che hanno una specifica competenza in un settore in una materia e quindi sentire la loro voce vuol dire sentire la voce del cittadino competente in quella materia. Vi trovate spesso a rincorrere le varie normative che cambiano. Sì, sì questo eh, sicuramente, e eh, 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 poi materialmente siamo quelli che affrontano i problemi perché il cittadino magari vede una norma, un'opportunità, si rivolge al proprio professionista per metterla in esecuzione e incontriamo tutta una serie di difficoltà. Quando ci presentiamo a degli uffici tecnici, tribunale, agenzia delle entrate, IMS, si presenta il professionista. Il professionista non si presenta mai per un interesse proprio, alle spalle c'è sempre l'interesse di un cittadino che egli rappresenta e allora non grazie davvero per essere stati con noi questa sera, Filippo Ravone, L'urghennet e Tecle. Grazie a voi, grazie, molte grazie. e Grazie a voi tutti per averci seguito. Intorno alle 9 torna con una nuova puntata domani. Grazie a tutti.